Ciao ragazze, ciao ragazzi, video di corsissima. Come sapete ormai sono sempre più presa dal mio shop online, quindi ho pochissimo tempo per fare video, ma questo video ci tenevo tantissimo a farlo perché proprio è l'argomento che mi piace di più. E voi lo sapete che io amo tantissimo fare video perché amo restare in contatto con voi, quindi anche se ho poco tempo, anche se veramente non il tempo non ci sarebbe, ma io lo faccio uscire perché proprio mi piace comunicare con voi e stare in contatto con voi. So che voi aspettate i miei video, quindi cerco di esserci sempre, e vi dico già che cercherò sempre di fare un video il martedì e giovedì, quindi anche se non ve lo comunico magari su Instagram, sapete io sono molto attiva, quindi vi dico sempre domani nuovo video, oggi nuovo video, anche se magari non riesco a comunicarvelo in tempo eccetera. Voi sapete che il martedì e il giovedì alle ore 14 venite sul mio canale, mettetevi comode che c'è Carlita per voi, e quindi vi guardate sempre un mio nuovo video, appuntamento che cercherò di mantenere sempre, salvo imprevisti. Magari se succede qualcosa vi comunico poi su Instagram, lo sapete, nelle storie sono sempre molto molto più attiva. Adesso devo andare a vedere delle nuove cose appunto per Carlita Shop, una nuova scatola, delle novità, insomma sono veramente veramente entusiasta. Vi metto nel box info il link del rossetto che è stupendo e già so che me lo chiederete, più magari vi metto anche gli illuminanti, le cose, perché sono veramente fighi. E anche i gioielli Carlita Jewel abbiamo rifornito con l'Ana 5 stelle, una stella che mi piace metterle assieme, la Same Vibes, gli orecchini, stiamo rifornendo tutto, quindi venite su Carlita Shop e scoprite tutte le novità. E avete visto dai miei vlog, io sono stata fuori per molto tempo, abbiamo fatto anche un'altra settimana in Puglia, guardate l'ultimo video appunto se l'avete perso. E veramente ragazze, mi sono concessa la qualunque, non ho rinunciato a nulla e sono molto felice di averlo fatto, quindi focacce, pasta, gelati, non ho praticamente considerato calorie, a parte che io non conto mai le calorie, ma praticamente ho mangiato tutto quello che volevo in qualsiasi momento e veramente sono felicissima perché mi sono tolta ogni sfizio. Ma adesso come si fa a tornare? La cosa più importante, e quello che vi vorrei dare in questo video, è trovare la motivazione giusta per riprendere e non lasciarsi andare, perché questa cosa che io faccio di sgarrare, di lasciarsi andare, godersi tutto, lo potete fare a Natale, lo potete fare se andate fuori, io dico, cioè per me non è concepibile il fatto che io vado fuori e mi prendo il petto di pollo oppure rinuncio a delle cose perché mi voglio godere la mia vita sociale, non è solo il fit, ma mi voglio godere tutto. Però lo faccio per una settimana, massimo due, tre settimane, ma poi basta, poi bisogna tornare alla nostra routine, e lì è la cosa fondamentale, non lasciarsi andare a dire vabbè ormai ho sgarrato, ormai non tornerò più come prima, ormai prova questo, prova quest'altro, e ti lascia andare sempre così. No, io è da tre giorni che ho ripreso, ancora non sono tornata in palestra, ho ripreso le mie sane abitudini, le mie ricettine che adesso vi dirò, vi darò tanti consigli su prodotti e ricette, e dopo tre giorni ragazze già mi vedo molto più sgonfia, vi giuro che veramente ero gonfissima, c'ero perso tutte le forme, ero proprio un'altra persona. Mi vedo più sgonfia, mi vedo, e questa cosa comunque mi fa stare bene, perché non è bello insomma vedersi male, no? Allo specchio, quindi mi piace questa cosa, mi piace di trasmettermi la motivazione di riprendere la vostra vita sana, che non è privazione ma è benessere, stare bene, quindi tornare in forma con sorriso e con allegria, insomma senza privarsi di nulla, anche perché io adesso vi spiego come faccio. Primo consiglio: fatevi sempre delle foto, guardate le vostre foto vecchie per capire da dove siete partiti. A me mi motivano tantissimo le mie foto vecchie. Se vedete la foto dell'anteprima, quello mio prima e dopo, di come ero io prima di iniziare il mio percorso fitness, di capire le cose giuste da fare, ero veramente diversa. Mi motiva tantissimo vedere il mio prima e dopo e vedere tutti i progressi, quindi fate questa cosa. Il secondo consiglio che voglio darvi è quello che faccio io sempre quando torno da un periodo veramente veramente
così di abbuffate, di sgarri esagerati, io faccio una settimana super detox, ossia in questa settimana, che poi magari se non ci riesco sono 3-4 giorni, 5 giorni, insomma, in base, se mi inizio a vedere bene, ad esempio adesso già mi vedo bene, quindi non continuo tanto, però questa settimana detox faccio super ferrea, cioè praticamente in questa settimana io tolgo tutti i carboidrati, però vi dico, è una cosa estremis, cioè vi sto parlando di giorni in cui ho mangiato pasta, pane, non ho mangiato una puccia, non ho mangiato tante, gelati, ho mangiato, veramente ho fatto un abuso, quindi non è che voi state in forma, siete magre, fate sta cosa, no, deve esserci un reale motivo di gonfiore e di tornare in forma velocemente, quindi faccio subito, per vedermi subito bene, faccio qualche giorno, quindi zero carboidrati, quindi in queste giornate io mangio l'albume a colazione, mangio a pranzo mangio o pollo o pesce con verdure, spuntini mangio la fesa di tacchino o di nuovo l'albume, e la sera mangio di solito pesce, mangio tanto pesce e tante verdure, e così dopo 2-3 giorni così già mi vedo meglio. Merito anche dei prodotti Fit Via, voi lo sapete ragazze, io sono anni che prendo questi prodotti e veramente ve li straconsiglio, non spendete soldi inutili in tisane, in integratori, in bibitoni di dubbia provenienza, prendete solo Fit Via che è veramente il top, e io mi sto trovando benissimo con il coconut, questo qua, il cocco, che è molto molto buono, è un tè dimagrante, cioè dimagrante fra virgolette, perché oltre ad avere le erbe drenanti che vi aiutano ad andare in bagno, a drenare, ha anche un potere sul metabolismo. Lavorate sul metabolismo, cosa importante. Molto spesso le persone mi dicono: come fai a mangiare tanto? Come fai ad abbuffarti e veramente non ingrassare? È davvero, davvero, io spesso mangio anche più di Dario, lui ad esempio un metabolismo ci sta lavorando molto più lento del mio, poverino, ed è vero, a volte non ci credi quando uno ti dice è un grasso pure con un bicchiere d'acqua, invece io ve lo posso assicurare che lui, per lui è così, lui basta che mangia qualcosina, subito ingrassa, subito mette peso, quindi io no, importante, perché io lavoro sul mio metabolismo. Come? Innanzitutto bisogna velocizzare il metabolismo non facendo digiuni, non facendo diete squilibrate che si trovano in giro, e cercando di non ingrassare mai tanto e dimagrire mai tanto, e usare prodotti alla garcinia. Ad esempio questo tè contiene la garcinia, che accelera il metabolismo. Io sono anni che utilizzo questi prodotti e veramente ti aiutano anche a stare più motivata, perché tu quando compri queste cose e le prendi, entri in una routine di fitness che veramente ti fa stare motivata e ti fa raggiungere risultati più in fretta, quindi questo è il senso, che vi aiutano. Ovviamente alla base l'alimentazione, ve l'ho detto cosa faccio, adesso vi spiego anche dopo questi giorni come continuo poi l'alimentazione. Quindi due battle al giorno, infatti guardate, ho appena finito quasi la mia seconda battle, quindi la bottiglia di coconut slim, che è buonissimo, e vi consiglio di prendere il set coconut, c'è sul sito Fitvia, vi metto il link nel box info, il set dimagrante appunto al cocco, che è secondo me il migliore ed è buonissimo, e dentro c'è tutto, c'è il tè che vi dovete fare due volte al giorno, c'è lo slim shake al cocco che è buonissimo, e questo qua lo potete prendere come sostitutivo del pasto, ad esempio se vi capita che magari a pranzo mangiate troppo, sapete che la cena dovete uscire, l'altro pasto lo fate con questo, oppure se comunque mangiate già bene e pulito a pranzo e cena, potete farci colazione o merenda, soprattutto se andate di fretta, perché questo qua vi accelera il metabolismo, vi sazia tantissimo, vi toglie proprio la fame, e appunto ci sono anche, eccole qua, le barrette, infatti me la sono presa una sempre a cocco, quindi in questo set trovate il pacco di barrette, che adesso a me mi è finito e mi è rimasta l'ultima, lo shake, il tè, ed è scontato su sito Fit Via. In più aggiungete il mio codice sconto Carlita10, avrete un ulteriore sconto, e così avete tutto quello che vi serve. In più potete prendere le slim cups, se come me avete veramente tanta fame e non riuscite a limitare questa fame, molto spesso il problema delle diete è avere la fame,
Queste qua sono buone, le Slim Cups, perché placano la fame. Io le prendo prima di ogni pasto, una prima di colazione, una prima di pranzo, una prima di cena. Ti placano tantissimo il senso di fame, quindi evitano anche le abbuffate e aiutano anche queste qua a perdere un qualche chiletto di troppo. Quindi ragazze, io 2-3 giorni che faccio così, vi ripeto, ancora non mi sono allenata. L'alimentazione, come vi ho detto, quindi zero o bassi carboidrati, man mano poi li integro. Adesso, ad esempio, dopo 2-3 giorni, voi provate a fare questa cosa: mangiate tante tante verdure, bevete tanta acqua, oltre alla tisana, quindi oltre alle due bottle di coconut che vi ho detto, bevo anche tanta acqua e mi inizio a muovere. Quindi anche se non vado in palestra, inizio a fare delle camminate, quindi, perché anche la camminata accelera il metabolismo. Voi, se potete ad esempio andare al lavoro a piedi, tutto questo attiva il metabolismo. Quello che rallenta il metabolismo è stare fermi sul divano. Questo è perché il vostro metabolismo, il vostro corpo è come una macchina, quindi se state ferme si rallenta, quindi anche questo accelera il metabolismo. Attivatevi, non è detto che dovete andare in palestra, passeggiate, mezz'ora di passeggiata al giorno, in più a questi prodotti detox, un'alimentazione principalmente a base di verdura e proteine magre, ovviamente, quindi principalmente pesce, e in 2-3 giorni io già mi vedo più sgonfia, già mi vedo bene. Quindi adesso mi regolo in questo modo, e così dovete fare anche voi. Se mi inizio a vedere bene, inizio a integrare un po' di carboidrati. Quindi ad esempio a colazione io mangio sempre, mi mantengo, faccio un po' alla volta, no? Quindi all'inizio cerco di mangiare proprio pulito, pulito, pulito. Veramente non uso cibi particolari, proprio le cose essenziali. E mangio a colazione l'avena, introduco l'avena, quindi che faccio? Mi faccio un bel pancake ad esempio, e magari ad esempio il pomeriggio mi mangio la barretta di Fit Via, che comunque è tutta sana e naturale ed è super low carb ed è, vi dà molta energia anche a basse calorie. E poi integro un pochino di carboidrati puliti, ossia carboidrati puliti per me sono solo due: riso basmati e gallette di riso. Quindi ancora non vi sto parlando della mia alimentazione normale, sto parlando ancora di quel periodo post abbuffate, sgarre, esagerazione, quindi che proprio devo perdere perché sono ingrassata, perché sono gonfia, perché ho la ritenzione. Quindi che faccio? Integro, vi ho detto, né nella colazione l'albume, quindi faccio, cioè scusate, la farina d'avena, vado veloce, ma perché io potrei parlare fino a domani e questo video verrebbe lunghissimo, so che a voi piace, però alla certa tra tipo 5 minuti viene Dario e lui è sempre preciso, quindi tra 5 minuti sentirete la porta squillare, no, suonare, insomma, muoviamoci. E quindi ragazze, vi dicevo, scusate se faccio questi video così tecnici, senza magari una distrazione, una battutina, una cosa, c'è anche Pupi dietro, vedete che dorme, però veramente voglio che sia utile per voi, darvi l'input, la motivazione per partire, per capire che si può fare, non è difficile, anzi. Vi dicevo, integro avena, farina d'avena con l'albume, quindi faccio questi pancake la mattina, e integro ai pasti un po' di riso basmati e un po' di gallette di riso. A questo proposito, io vi consiglio anche la spesa, vi faccio vedere anche delle clip nel frattempo e anche delle ricettine. Alla fine del video vi metterò delle ricettine. Pollo e sacchino super sgrassato e pronto per i prossimi giorni. Sovraccosce, burger, macinato, petto di pollo e cosce per variare. Un po' di fantasia, vero Pupi? Che buono! Thank you.
tantissime verdure. La frutta ancora no, la frutta ancora non l'ho integrata perché la frutta comunque è zuccherina, quindi in questi primi giorni la frutta ancora no, perché se sto a zero carbo la frutta è carbo, quindi no. E compro tantissime verdure. Le verdure che in primis vi fanno drenare, vi fanno purificare tantissimo, super detox, sono asparagi, anche se vi puzzerà la pipì maledettamente ragazze, però vi purificano un casino e le consigliano tutti i personal, tutti i nutrizionisti. Spinaci, insalata proprio, cioè quantità industriale, tutti i tipi di insalata, valeriana, spinacino, rucola, lattuga, iceberg, tutta. Un'altra cosa, i finocchi, i cetrioli. Finocchi e cetrioli io ne mangio anche così quando ho fame, come spezza fame. E cos'altro? Queste sono le verdure principali, zucchine. Zucchine è veramente fondamentali. E poi anche le melanzane, i pomodori, che contengono anche un po' di carbo, però comunque le mangio lo stesso. La zucca, insomma, tutto quel che viene dopo. Vi dicevo, quindi... dopo questo periodo, vi volevo far vedere questa cosa delle, dove ho messo io, le gallette o di mais o di riso o di farro, io vario un po'. Di recente ho trovato queste qua che sono molto carine a Selex. Se volete vi faccio, scusate, un video di... oh mio Dio, cosa sta succedendo? Video a Selex, perché io sto andando spessissimo a Selex, mi sto trovando benissimo. Queste sono comode perché sono porzionate, quindi sono 50 grammi, che è la quantità perfetta per un pasto. Quindi ad esempio se state fuori a pranzo, a cena o anche a casa, non avete tempo, vi aprite queste, sono 50 grammi di gallette e la cosa bella è che si mantengono fragranti. Dopo, il giorno dopo, hanno un'altra bustina e non si fanno stiriticce, come dico io che le odio quando sono stiriticce. Stessa cosa per le... fette biscottate integrali, anche queste qua la mattina sono ottime perché sono integrali e mi trovo benissimo con queste qua. Queste 17 grammi, quindi io ne mangio due pacchettine, insomma su 4-5 fette biscottate la mattina, e si mantengono sempre fragranti. Questo per dirvi, organizzatevi, trovate gli alimenti giusti. Ragazze, vi volevo straconsigliare anche questa crema. Questa è una crema che io avevo abbandonato un po' negli ultimi mesi perché in estate preferivo quella là, effetto freddo. Se vi ricordate, vi feci il video su come stare in forma, eliminare la cellulite, e vi consigliai quella blu che abbiamo sempre su Carlita Shop. Adesso invece sto usando questa, che è buonissima, ragazze, provatela, fa un effetto bruciagrassi incredibile. Vi metto il link nelle box info, e appunto su Carlita Shop abbiamo quella blu che è effetto freddo e questa qua che invece è effetto bruciagrassi. Quindi io la metto, faccio un massaggio dal basso verso l'alto su gambe, glutei, addome, punto vita, giro vita, è fenomenale ragazzi, sentite proprio che vi brucia il grasso, non è fastidioso, senti solo un leggero calore, nulla di che, però gli effetti si vedono. Ovviamente tutto funziona insieme, anche questi prodotti veramente ti aiutano a vederti comunque già meglio dopo pochi giorni. E io associo sempre il fango è una cosa che ho visto, straconsiglio tantissimo, perché vi modella tanto. Poi questo è ottimo, noi lo vendiamo tantissimo su Carlita Shop, era terminato, l'abbiamo rifornito da pochi giorni, vi metto il link nelle box info, acquistatelo perché è ottimo, ci fate un sacco di applicazioni, veramente vi modella il corpo, cioè vi asciuga, vi modella, vi toglie la cellulite, la ritenzione, il gonfiore. Io anche questo qua lo applico sia sulle gambe, i glutei, sia sull'addome, quindi un po' dappertutto, lo lascio in posa 30 minuti e lo faccio 3 volte a settimana più o meno, se non ho tempo 2 volte. Comunque più lo fate e meglio è, ragazze, è veramente. E dopo poi mi faccio questa, mi metto la crema, questa qua, la crema anticellulite bruciagrassi, la metto tutti i giorni, quindi veramente se la usate con costanza vedete i risultati. Questa accoppiata è veramente wow, formidabile. E come sapete sul mio shop trovate solo cose che funzionano davvero. Dopo comunque questo periodo di detox, ad esempio noi adesso facciamo questa settimana bella pulita, con questi carboidrati puliti eccetera, poi sabato, domenica faremo, già so che faremo una bella cheat, faremo una bella ricarica dove mangeremo, insomma ci concederemo quello che ci dobbiamo concedere, perché insomma siamo umane, dopo una settimana pulito ci vuole.
Poi da lunedì ricomincio la mia alimentazione normale, quindi ho fatto solo per un periodo così. L'alimentazione normale in cosa consiste? La mattina vario, quindi vario con la fetta biscottata, la galletta anche la mattina, la farina d'avena, la farina di riso, la frutta, integro la frutta sempre la mattina, la mangio, mangio anche lo yogurt, lo alterno all'albume, insomma un po' di tutto. Poi magari se volete vi faccio un video cosa mangio, dove magari vi faccio vedere proprio delle ricettine pratiche, perché veramente sono tante le cose, io mi diverto moltissimo a creare nuovi piatti, nuove cose, quindi non mangio mai la stessa cosa, proprio per variare, per fare fesso il pensiero, insomma, e fare cose carine, insomma, perché sennò se ti mangi sempre, eccolo arrivato, il petto di pollo arrostito, è banale, insomma, poi ti annoi e sembra proprio che stai a dieta e quindi è brutto, quindi cerco di fare ricettine più buone. E poi pranzo, cena, ciao amore, quasi finito, pranzo, cena e mangio sempre una quota di carbo, che quindi dopo questa prima settimana, diciamo, detox, oltre al riso basmati mangio anche la pasta integrale, le gallette le mangio sempre, posso mangiare anche, non so, tutte le cose che sono comunque carboidrati puliti. Di solito io alterno fra pasta, riso e gallette, anche il pane di segale integrale, queste cose qua, insomma, anche un panino integrale va bene. E associando sempre la quota di proteine, che è sempre pollo, tacchino, pesce in quantità. E ad esempio a pranzo, se vado di fretta, mi mangio il tonno anche nella scatoletta, perché vado di fretta, con delle gallette e un po' di insalata ho fatto, e la sera poi cucino qualcosa di più elaborato, posso fare anche un polpettone, delle cosce di pollo con piselli, anche piselli, cioè, amore, proprio in diretta, ciao ragazzi. Anche i legumi li aggiungo dopo, dopo questa settimana integro anche i legumi, li mangio non esagerando perché a volte gonfiano e proprio sono proprio pesanti da digerire, e senza sottovalutare i grassi. I grassi che utilizzo io sono l'olio d'oliva, nella prima settimana solo olio d'oliva e un po' di frutta secca, giusto, ma poca. Poi quando inizio a mangiare l'alimentazione normale inserisco anche i grassi, l'avocado, i grassi del salmone, con pesce molto grasso che io mangio spessissimo, la frutta secca, insomma, tutte queste cose qua. Inizio a mangiare anche formaggi, quelli comunque light, tipo il parmigiano, anche una buona fonte di grassi che io integro molto. Pezzettini di parmigiano mi piacciono molto e fanno bene alle ossa, e anche lo yogurt, comunque ad esempio se prendete lo yogurt 2%, anche c'è una quota di grassi ed è più buono di quello zero. Cenetta con orata di mare, anzi spigola di mare, era una spigola enorme tipo da un chilo, me la sono fatta sfilettare dal pescivendolo, e ho messo vicino insalata, tutto molto semplice. Adesso vi faccio vedere come si compone questa spigola, un filetto che ho cotto in padella antiaderente semplicemente con pezzetti di limone e capperi, e adesso sopra ci vado a mettere questo qua, anzi questo che è uno spray. Io uso moltissimo questi oli che hanno un aroma, che sono naturali, questi li ho presi in Puglia e hanno proprio degli aromi. Questo qua ad esempio per pesci contiene proprio olio d'oliva, succo di limone, bucce di limone, aglio, pepe rosa, potete farle anche voi. C'è questo all'origano, li ho comprati in Puglia, mi piacciono tantissimo per aromatizzare, e questo al basilico anche molto buono. Poi anche le spezie, queste le ho prese sempre in Puglia, e uso tantissimo le spezie per aromatizzare, per quindi usare poco sale. Attenzione, il sale ci vuole, però nelle giuste quantità, così come l'olio. Io di solito metto un cucchiaio di olio e un pizzico di sale rosa, e poi metto abbondanti spezie, ad esempio questa è la condifrisa, però io lo metto anche sul pesce, sulla carne, erbette, questo per la pizza, però lo metto ovunque perché comunque sono un mix di spezie. Poi queste qua che le avevo prese a Zanzibar, anche sono buonissime, vedete c'è tutto il pepe, il curry, la curcuma, lo zafferano, anche questa è la paprika di Zanzibar. E quindi questo viene composto così, satina di questo aroma per pesci, perché questo è filetto di spigola inventato da me con aroma di pesci,
filetto di spigola, olive, capperi e basilico. Infatti adesso metto delle foglioline di basilico e così è composto questo piatto. L'ho inventato io, Voi ragazze dovete anche spaziare nella cucina sana, non mangiare sempre le stesse cose, in questo modo diventa più fantasioso e riscoprite veramente il gusto vero del cibo. Poi magari se volete vi farò proprio un video cosa mangio, in cui faccio vedere più ricette. E adesso ho fatto vedere queste qua, adesso vado a preparare anche quello di Dario. Voilà, buon appetito! Yummy! Se un'idea per un pranzo veloce o anche una cena è tacchino a pezzettini, potete anche mettere il pollo, quindi carne magra, con verdure, tutto insieme in piastra. Io ho messo in questo caso zucchine, peperoni e peperoncini verdi, e poi ho messo un po' delle spezie appunto che ho comprato in Puglia, queste qua che sarebbero per la frisa, ma è un mix di spezie, quindi insaporite con le spezie. E poi metterò l'olio a crudo, è buonissimo, e potete accompagnarlo da del riso oppure da delle gallette, per un pasto veramente sano, bilanciato e buonissimo. Questo è il video tutto ragazzi, io interrompo qua il video perché non perché sono finite le cose da dire, ma perché è durato davvero tanto. Però resta che seguitemi su Instagram, dove vi faccio vedere quotidianamente nelle mie story e nei miei post cosa mangio, vado a fare la spesa, è molto più rapido per me farvi una story e farvi vedere le cose che ho comprato, quindi sono molto molto più attiva che su YouTube. Su YouTube martedì e giovedì nuovi video alle ore 14, fatemi sapere se volete il video cosa mangio, magari vi faccio un cosa mangio di più giorni, perché sto facendo video più lunghi proprio perché ne faccio pochi, quando li faccio li voglio fare di contenuto e belli ricchi, quindi piuttosto che farvi vedere quattro cose in croce di un giorno vi faccio vedere magari più giorni, magari una settimana, così vi do più idee. Fatemi sapere, like al video, lasciate tanti like al video così capisco che vi volete il video cosa mangio, e vi è piaciuto questo video, vi piace insomma questo argomento. E fatemi sapere se volete anche un video del mio allenamento in palestra, quello che adesso inizierò nei prossimi giorni, esercizi se volete vedere, non lo so, esercizi all'aperto in casa, dite voi cosa volete, io sto qua per voi. E se volete anche altri video su darvi consigli, motivazioni, insomma per stare in forma. Io vi amo tantissimo, vi ringrazio per aver visto questo video, vi ringrazio per tutti i like, commenti, sono fondamentali i vostri commenti di apprezzamento, perché ovviamente mi piace tantissimo ricevere il vostro affetto, ma anche per conoscere la vostra opinione, cosa fate voi per stare in forma, scambiamoci insomma la motivazione ragazzi. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video, ciao!